giustamente le opposizioni fanno il loro lavoro, rimango un po' perplessa, sempre ci devono far passare per incompetenti o comunque, non lo so, vabbè, però è giusto che anche che sia così. Basta che rimane chiaramente un bel confronto politico. Allora, gli uffici è da tempo che stanno sull'argomento, è chiaro, ci sono tante cose da fare. Io ricordo che questa la legge, allora il decreto legge è stato convertito in legge con modificazioni anche sull'articolo 119, ma non vado ad incidere l'articolo che ho letto, ed è stato pubblicato il 18 luglio, è entrato in vigore il 19 luglio. Nella stessa legge sono previsti dei decreti attuativi e prevedo, nella mia esperienza, che ci saranno anche delle circolari che dovranno magari spiegare meglio alcuni articolati, perché diciamo è complessa, cioè è di facile, chiaramente, come dire, di facile, così intuito, ciò che si vuole fare con quella legge, ma è chiaro che poi l'applicazione, siccome si parla di detrazioni fiscali e non è insomma facile per tutti doverle attuare, è chiaro che bisogna, appunto, io credo che ci saranno anche delle circolari attuative. Entrando nel merito dell'emendamento, io non sto dicendo, e mi dispiace pure che il consigliere Belonzi pensi questo e lo dica anche, non sto dicendo che da oggi gli uffici stanno facendo le opportune verifiche, le stanno facendo chiaramente muovendosi, ripeto, in un articolato non di facile interpretazione, e se lo andate a leggere mi capirete benissimo. Quindi è chiaro che ci vuole del tempo, non è solo il Dipartimento Patrimonio, ma secondo me, non secondo me, ne hanno già avvertito che dovranno comunque vedere gli esiti di questa loro verifica con la ragioneria, e comunque votare l'atto della consigliera Grancio senza, diciamo, l'emendamento, che voglio dire, le verifiche noi l'abbiamo sempre specificate negli atti, sembrava, non lo so, come correre rispetto a quello che veramente si deve fare, cioè c'è una normativa nazionale in cui si prevede che ci sono alcuni soggetti che possano applicarla, ci sono da fare delle verifiche, inseriamo noi delle verifiche come Assemblea Capitolina, ripeto, per dare una marcia in più agli uffici e quindi sostenerli o comunque dare un invito, una propulsione ai lavori. Dopodiché io ho lasciato, prevedo di lasciare il deliberato della consigliera Grancio, perché giustamente laddove si possano, appunto, l'esito è favorevole della verifica, è chiaro che bisogna andare di corsa, anche se, come la stessa consigliera Grancio ha scritto nel suo atto, c'è tempo fino a luglio, al 31 dicembre 2021, ma è chiaro, non dobbiamo arrivare così lunghi, dobbiamo fare insomma tutto in tempo. Non vedo questa cosa sconvolgente di mettere noi proprio la verifica, fermo restando, e lo ripeto che sia chiaro, che gli uffici già stanno procedendo alle verifiche con i tempi e il smart working e tutto il resto, che insomma in questo momento gli uffici si stanno barcamenando, e lo vediamo pure noi con il personale che ci segue nelle commissioni. Con tutte le difficoltà, comunque sono già in atto le verifiche. Quindi io spero che l'emendamento vuole andare solo a rendere più lineare l'iter. Tutto qui. Grazie.